la nostra linea è sempre la stessa, il nostro è un paese, una comunità nazionale accogliente e al tempo stesso severa, perché chi viene nel nostro paese deve rispettare le regole del nostro paese, e questo vale per tutti, vale per gli italiani e vale ad ogni modo per chi italiano non è e viene poi a vivere in Italia. Quanto accaduto il 29 giugno a Sesto Fiorentino, a seguito di controlli di routine effettuati su un'azienda cinese da parte di personale dell'ASL in collaborazione con gli operatori di polizia, è un qualcosa di violento e di intollerabile, anche perché è stata una reazione alle verifiche in corso che venivano ritenute vessatorie o discriminatorie. L'intervento delle forze dell'ordine è stato improntato ad equilibrio e ad un'accorta gestione dei momenti di maggiore tensione. È riuscito proprio a riportare la calma tra i manifestanti, mentre l'attività svolta nelle giornate seguenti dalla Questura e Prefettura di Firenze, anche in stretto raccordo con le autorità consolari cinesi, è servita a scongiurare che altri episodi di protesta potessero essere inscenati. Una realtà, quella del distretto manifatturiero toscano, in particolare dell'area Firenze-Prato-Pistoia, che è oggetto di particolare attenzione da parte nostra, perché abbiamo fatto un piano straordinario triennale di controlli che, su impulso della Regione Toscana, ha avuto il via nel 2014 anche a seguito dell'incendio di un capannone a Prato, in occasione del quale persero la vita 7 cittadini cinesi. Che per noi giornata importante, giornata importante, finalmente il centrodestra si ricompatta, lo ha detto lei poco fa, su una battaglia comunque per voi fondamentale, quella della difesa della Costituzione. Per il Paese è fondamentale, no? I sondaggi che leggiamo, il sentimento dei cittadini, le loro difficoltà, ormai ci dimostrano chiaramente che a questa riforma non ha creduto nessuno. Era nata male nel metodo. Noi abbiamo molto contestato il metodo di una riforma che, per essere tale, deve essere condivisa da una larghissima maggioranza. Invece no, una riforma che non si è voluta fare a larga maggioranza. Le regole del gioco non si cambiano da soli, si cambiano insieme. Ma a volte può essere necessario qualche forzatura, se almeno nel merito il testo che si propone o il testo che si vota, anche se di stretta maggioranza, è un testo utile, che serve, che segna davvero una svolta. E invece questo, il testo uscito da quel voto, è un testo pasticciatissimo. Faccio solo un esempio, oggi quello più evidente. Sì, al Senato sono state lasciate le competenze, per esempio, sull'Europa. Oggi, dopo la Brexit, possiamo ancora dire che il tema dell'Europa è solo un tema accademico o un tema di organizzazione economica? No, è un tema invece che entra nella vita dei cittadini, che riguarda tutta la loro vita. Bene, di questo tema possono legiferare sindaci o consiglieri regionali che non sono eletti dal popolo per fare questo, sono eletti per fare i sindaci, sono eletti per fare i consiglieri regionali, non i rappresentanti dei cittadini all'interno addirittura del dibattito europeo. Arrivare a una crisi di governo, secondo alcuni, lei che idea si è fatta? Che i governi vanno valutati per le cose che fanno, le cose che dicono e anche i comportamenti. Certo, questa è una vicenda che irrompe nel dibattito politico, ma gli italiani credo che interessi ancora di più discutere delle loro questioni e quindi chiedono conto al governo di ciò che fa o di ciò che non fa, come noi pensiamo, rispetto alle esigenze degli italiani. I comportamenti non sono importanti? Lo sono moltissimo, e tanto quanto le altre questioni. I comportamenti devono riqualificare la politica, se no i cittadini a votare non ci torneranno più. Okay. Direttore, oggi alla RAI avete fatto questa presentazione importante, i nuovi programmi, le nuove idee di San Marino, con molte appunto novità a Roma e in Italia. Sì, diciamo che da un lato ci sono la conferma degli personaggi che sono ormai tradizionali per noi da qualche anno, dai Pippo Baudo, Paolo Mieli, Maurizio Costanzo, Luciano Onder, Giancarlo Dotto, Italo Gucci, poi con New Entry, che sono, se mi passate questo termine, che sono questo programma dedicato alla politica che si chiamerà Hotel Nazionale, le stanze della politica, che approfondirà l'aspetto della politica italiana che San Marino ovviamente segue con molta attenzione. Abbiamo presentato oggi il documentario che rappresenterà San Marino al concorso di tutte le televisioni di Stato del Mediterraneo, ed è un bellissimo documentario, me lo dico da solo, sulla
la prima volta che Nave Vespucci riprende il mare dopo 3 anni di cantiere per il restauro. Però sono immagini straordinarie, veramente fuori dal comune. Direttore, con queste novità San Marino si conferma una televisione attenta alla qualità, al dare la cosa particolare, la cosa in più. Per forza. Io sono convinto che, soprattutto in un momento di crisi, la qualità vince sempre. Occorre avere costanza, non aver paura, puntare sempre sulla qualità e il rispetto del pubblico. Se al pubblico, in televisione come in economia, la moneta cattiva scaccia quella buona, ma la moneta buona si riconosce sempre e premia sempre. E poi lei ha detto siamo anche degli ambasciatori, anche in Europa, perché siamo in Mondovisione. Assolutamente. Una realtà piccola come San Marino, che però ha un seggio all'ONU, e questo conta molto, e ha un peso, occorre anche questo considerarlo, San Marino ha un peso nell'associazione dei piccoli stati alle Nazioni Unite, perché è un paese che è il primo che ha riconosciuto la Cina in Europa negli anni 70, i cinesi questo lo ricordano, ha una realtà di presenza russa molto forte e ormai integrata, ha un rapporto col mondo americano non soltanto per la fortissima immigrazione che ha avuto, insomma, ha una realtà con i grandi del mondo che la rendono in un certo senso unica. Perfetto. È una proposta di legge molto interessante per la promozione, il sostegno, la valorizzazione e la valorizzazione della rievocazione storica. È un testo che è stato presentato grazie anche al supporto di molte associazioni che si occupano di questo importante argomento. C'è un tema economico, c'è un tema identitario, c'è un tema culturale che attraversa tutto il paese e che è stato oggetto anche di altri interventi normativi. Quindi siamo speranzosi che a breve la Camera riesca ad affrontare un tema così importante che interessa tantissime persone, tanti rievocatori e tanti cittadini interessati appunto alla storicità, all'identità, alla cultura di questo paese. È una proposta di legge molto importante, perché il fenomeno dei giochi e delle manifestazioni storiche sta sempre più diventando un fenomeno espansivo a livello nazionale, ovvero non passa giorno che un comune o una realtà associativa non organizzi qualcosa che ci riporta alla nostra storia come fonte immateriale ma di richiamo di attenzione per i cittadini, per i turisti, per gli appassionati. E in secondo luogo è sempre più la tendenza che nelle materie, il turismo, la cultura, lo sport, che vanno a riguardare questo genere di manifestazioni, lo Stato riacquisti competenza, riacquisti ruolo. È opportuno quindi una legge nazionale che possa in modo organico definire competenze, principi, finanziamenti, quindi una legge che si pone attuale sia per la quantità del fenomeno che si sta espandendo, sia per la qualità della disciplina con cui lo Stato può essere di supporto. Siete pronti a presentare una mozione di sfiducia per il ministro Alfano se non decidesse di fare un passo indietro? Beh, adesso valuteremo insieme anche alle altre opposizioni, non lo escludo, anche se io ritengo insomma che la questione sia più ampia, come ho detto tante volte. Io credo che sia l'intero governo a dover andare a casa, anche in questo caso forse sarebbe più intelligente presentare una mozione di sfiducia all'intero governo, vediamo anche che cosa emerge nei prossimi giorni, però insomma sicuramente non penso che il ministro Alfano possa fare finta di nulla rispetto a quello che sta accadendo. Fratelli d'Italia ha presentato un disegno di legge sull'integralismo islamico. Sì, Fratelli d'Italia ha depositato una proposta di legge per introdurre in Italia il reato di integralismo islamico. Vorremmo fosse chiaro che qui da noi si finisce in galera se si predica odio, se si finanzia chi predica odio, se si giustificano, si promuovono atti di terrorismo. Vogliamo da una parte difendere tutte le identità e la libertà religiosa, ma prima ancora vogliamo difendere la sicurezza dei cittadini. Questa nuova esperienza con l'RT Volativo di San Marino. Bella, bella, esaltante, perché non conoscevo questa realtà. Quando sono arrivato ho detto bella, minuscola televisione, però forte, forte perché tutti gli esponenti sono volenterosi, vogliosi, contenti, felici di lavorare. Quindi il tempo ti passa, ti vola addirittura. Ho fatto molte puntate, abbiamo fatto 20 puntate, ci sarà senza due, senza tre, sicuramente tornerò. E tutti gli attori, protagonisti e ospiti hanno partecipato disinvoltamente, senza porre pregiudizi, senza dire ah questo non lo dico, questo non lo faccio. Anzi, hanno detto quelle cose che mai hanno detto.
Quindi da questo punto di vista San Marino offre una specie di isola, diciamo, di libertà, e infatti è un'isola di libertà. In Accademia abbiamo dei testi che riprendono anche, sì, la televisione straniera, ma è vicino a noi. La collaborazione, fra stati, tra persone, tra imprese, la stessa che oggi siamo qui a rimarcare. Tra la RAI e la San Marino Rete TV si è consolidato negli anni un percorso di sinergia. Estremamente soddisfatto, quindi in bocca al lupo per le attività future. E portate avanti un progetto, però c'è un grande amore, non solo italiano, questo è in definitiva. Gestisce e vive la vita di tutti gli italiani. C'è abbastanza, uno più cresciuto, l'altro meno. Il mare era la aviazione militare, aereo sicuramente. Attraverso le testimonianze, attraverso le immagini. Da Bologna fino ad Ancona, perché poi è un progetto quindi riferito e all'interno della vita partigiana, ma c'è anche guardamenti a chi era, che vanno da quelli anche di persone che si sono defatta, magari da persone. Guardarmi, insomma, poter a bordo, legato al ricordo della guerra, sono due problemi. Ancora un momento. Invece che quindi sfruttare questo tema, io ho pensato di sfruttare il tema. Ci dobbiamo informare, la rete è unica, anche per questo, l'equipaggio è un equipaggio unico. Consideri che l'attività in mezzo al mare, quindi coniugherei l'intervento a favore di qualsiasi persona in mezzo al mare. Tiberio Timperi, anche tu a San Marino, questa realtà è un po' una scoperta e soprattutto sarà una scoperta la trasmissione che condurrai, le cose che farrai. Ma guarda, si parla di automobili, chi mi conosce bene sa che la mia passione è la mia malattia, ho al mio attivo anche delle collaborazioni con delle testate. Automobili di una volta, che però, come dire, hanno delle storie. Le automobili una volta erano fatte dagli uomini e rispecchiavano le imperfezioni tipiche degli uomini. Io sono sempre dell'idea che l'imperfezione in qualche modo generi fascino, perché la perfezione è asettica in qualche modo e ci allontana. E io invece non voglio allontanare, voglio includere, ecco, e mi fa piacere che a San Marino si possa creare un'avventura del genere, e grazie al direttore Carlo Romeo che mi ha imbarcato, non a caso imbarcato, visto che è un appassionato di mare. Perfetto. Grazie mille. Grazie. Siamo fuori dalla borsa, gli orari sono, si può parlare liberamente, ma in ogni caso non credo di avere niente di trascendentale da dire. I risparmiatori italiani, i correntisti italiani non hanno alcun problema, e per me questa è la priorità, perché è del tutto evidente che le questioni problematiche sul mercato, sui mercati, le difficoltà della borsa naturalmente sono viste e seguite con attenzione da parte di tutti i governi, anche del governo italiano, ma riguardano gli azionisti. A me interessa che non ci sia alcun dubbio rispetto alla tranquillità dei correntisti italiani e quindi di coloro i quali mettono i soldi nelle banche italiane ed europee. È chiaro che chi conosce la realtà sa che la vera questione sulla finanza europea non sono gli NPL, i non performing loans italiani, sono i derivati di altre banche. Poi c'è un modo particolare di considerare gli algoritmi, gli stress test, i parametri, per cui alcune banche, una in particolar modo italiana, è al centro delle attenzioni.